wanna do that. I don't want to be somebody's wallflower just because I'm cheap. Don't mean I don't charge by the hour. Eccoci qua, buongiorno, sognare si può, e siamo in diretta col dottor Paolo Guiso a proposito del progetto Quattro Passi di Salute nel Parco che avete fondato insieme col dottor Ugo Viora e certo. Daniela Cogato, che Daniela, salutiamo. Noi tutti. sì, noi tutti. E oggi abbiamo come soggetto un argomento che secondo me piacerà molto agli ascoltatori, perché parliamo comunque di animali, di pet therapy, parliamo di animali sociali e parliamo di e pet therapy, appunto, che sarà l'argomento del convegno in previsione per il 30 di giugno, sempre alle Vallere alle 20:30. E quindi cominciamo intanto ad accennare, a toccare un pochino questo argomento. Tra l'altro il relatore ce l'abbiamo qua ospite, sei proprio tu, quindi sì, possiamo anche sfruttare un pochino di più le tue conoscenze in merito, calcolando che tu
sei proprio il referente per tutto quello, per la regione Piemonte, di quelle che sono le attività legate all'assistenza, certo, con animali, pet therapy, eccetera. Quindi cominciamo, diciamo, intanto diamo un'infarinatura. Vabbè, innanzitutto grazie per l'invito, un saluto ai tuoi ciber ascoltatori. Grazie. Sì, l'argomento sarà, il titolo sarà gli animali sociali e pet therapy. In realtà sarà una serata che comprende una carrellata nel mondo degli animali che aiutano le persone. Questa carrellata vedrà anche qualche informazione, qualche polemica nei confronti di chi confonde gli animali con i giocattoli. Per avere piacere nel rapporto con gli animali si dimentica che questi hanno una loro storia, innanzitutto, che è millenaria, che è di milioni di anni, non millenaria, e hanno una necessità di vivere la vita loro, non quella degli esseri umani, per cui metteremo insieme i vantaggi, i grandi vantaggi, soprattutto in questo periodo del post-Covid, della solitudine degli anziani, della solitudine dei bambini, delle coppie che si sfasciano, di quelli che restano da soli, eccetera, eccetera, sì, degli ammalati, dei disagiati. Gli animali coprono e ricoprono un ruolo importante perché aiutano, non sostituiscono. Nessun cane sostituirà un figlio, un padre, uno zio o un amico, è una cosa diversa ed è questa la bellezza è dell'incontrare un essere che è diverso da noi e condividere delle esperienze anche comuni, almeno in parte, ma soprattutto perché determinate esigenze che hanno gli animali poi alla fine sono anche le esigenze che hanno gli uomini, di socializzare, di giocare, di non badare troppo alla forma, di uscire di casa, di muoversi, eccetera, eccetera. E il progetto Quattro Passi di Salute nel Parco è il progetto chiave per entrare in questo mondo, perché è la cosa più semplice per migliorare la qualità di vita delle persone, il benessere, lo stile di vita, quello di camminare. Se si cammina insieme ad altre persone, nell'arco del tempo si socializza, si condividono le esperienze, ci si diverte, e se insieme ci sono anche gli animali, uniamo tutte e tre le cose, movimento, compagnia e rapporto con gli animali e con la natura. Questo è molto interessante. Io ti interrompo soltanto un secondo per salutare tutti i nostri ascoltatori, certo, che ci ascoltano e che ci ascolteranno di Sognare si può, ma anche tutti i nostri ascoltatori di Radio Moncalieri che ci ascolteranno in replica. Quindi un salutone a Gianni Ricci, e poi volevo anche salutare Doriano Missora, Francesco Murlo, che è un grande artista, ma è anche un grande amante degli animali. E per cui è già qui che ci saluta, perché è sensibile, grazie, diciamo, a questo argomento più di altri, perché proprio lui ha questo amore per gli animali che dimostra spessissimo. Doriano Missora e, ripeto, tutte le persone che arriveranno e che ci saluteranno. A proposito di questo, tu hai detto inizialmente una cosa molto importante, no? Tra l'altro noi stiamo andando anche in un periodo, verso un periodo critico, quando parliamo di animali e di rapporto con gli animali, no? Proprio perché, come dicevi, non sono giocattoli, hanno delle esigenze proprie, però sono delle vite che comunque noi ci prendiamo in carico e che purtroppo le volte, visto che andiamo verso agosto, magari sto divagando un attimo, però è un argomento che mi sta a cuore, no? Andiamo in vacanza, per cui molliamo il cane o il gatto, l'animale, in giro per il mondo, in autostrada, che oltre a essere pericoloso per l'animale stesso, tra l'altro è pericolosissimo anche per le persone, per le persone, quindi ci vuole anche un po' di responsabilità nella scelta, no? di tenere con sé un animale. Sì. Ma io ti do un dato che è legato alla mia esperienza decennale, pluridecennale, come responsabile dell'igiene urbana dell'azienda sanitaria Torino 5. Nel corso degli anni il fenomeno dell'abbandono durante le vacanze si è ridotto quasi a zero, ed è una fortuna, si è ridotto quasi a zero. Non è la forma peggiore di maltrattamento, perché l'abbandono
cioè capita della persona che prende un cucciolo e poi non può più tenerlo, però oramai il circuito dei canili pubblici, del supporto che danno le aziende sanitarie con le loro strutture legate all'igiene urbana eccetera, è tale per cui questa cosa viene diciamo, stemperata, si riesce abbastanza a sopperire a questo fenomeno. È chiaro che l'educazione nei confronti di chi ha intenzione di tenere un animale in casa è invece una cosa che è scarsissima. Cioè noi diciamo compriamo un televisore e io no, ma qualcuno legge il libretto di istruzioni, compriamo un frullatore e qualcuno legge il libretto di istruzioni. Comunque il libretto c'è. Di istruzioni, esatto. Per il cane non è che non c'è, bisogna cercarlo, non è nel cane. Non è nel cane, non è allegato. Sì. Per il momento non è ancora in scatola il cane, non so perché insomma, dalle situazioni che stiamo verificando negli ultimi decenni, forse un giorno o l'altro arriverà il pacchetto col cucciolo, col cucciolo dentro. Però ci sono delle regole che sono semplici per avere un buon rapporto. Ma la prima regola è chiedersi, io faccio una vita che è compatibile con la condivisione di questa ed un animale, io ho ore disponibili, ho risorse disponibili, sono abbastanza competente per capire le esigenze dell'animale che metto nella mia casa. Questa è una cosa che dovrebbe essere al primo all'ora posto, del giorno, cioè, invece non avviene. Quindi è importante, visto l'argomento, no, che stiamo affrontando nello specifico, quello che tu andrai ad affrontare in parte sarà anche sì, proprio questo. Sì. Io racconterò nella prima fase di questo incontro, che è un incontro un po' conferenza, insomma, nella prima fase racconterò di come gli animali, il cane e il gatto, e poi nello specifico di più il cane, intervengono e vengono in soccorso delle persone, in alcuni casi per il solo fatto di esistere, sono le situazioni di disagio, di tristezza, di lutto, di abbandono che le persone possono incontrare nella loro vita, la convivenza con i bambini, il gioco, cose che fanno parte del rapporto semplicemente con l'animale, senza che l'animale faccia niente in particolare, lui fa la sua vita, gli uomini anche si incontrano. Questa è una cosa molto interessante e molto bella, però poi c'è tutto un mondo in cui gli animali supportano in maniera più competente, più complessa gli uomini. Ed è qua che entrano gli animali sociali. Esatto. L'animale sociale per eccellenza che tutti conoscono è il cane che fa da guida ai non vedenti o ai non udenti. Ma quel mondo lì è molto più complesso perché i cani che intervengono nella disabilità di diverso tipo sono sempre più numerosi, perché la tecnologia, la capacità di educare gli animali, di comprendere le loro esigenze e farli giocare, nel frattempo aiutare le persone, si sono evolute tantissimo negli ultimi anni. Ad esempio le persone che hanno delle difficoltà di movimento, degli arti, quindi il cane fa cose che le persone non riescono a fare perché ad esempio hanno delle impossibilità a muovere gli arti superiori o anche inferiori. Suona il campanello, il cane ci chiede se può aprire la porta, va a aprire la porta o schiaccia un pulsante che la apre o va a prendere il telefono o quando ci sono diverse situazioni, ma sono molto piacevoli e divertenti. A me è capitato di avere un addestratore dell'esercito, uso questo termine perché lo conoscono tutti, poi sono gli educatori eccetera, certo. Mi ha fatto giocare col suo cane, per cui io ho nascosto il telefono e poi il cane ovviamente non vedeva, poi il cane nell'arco di direi qualche minuto, ma forse neanche un minuto, annusando velocemente la stanza, lo ha trovato su un ripiano, ovviamente non era dentro il frigorifero, magari che sentia meno l'odore, certo. Era nel luogo dove normalmente lo lasci prima di uscire di casa. Ci sono cani che supportano queste situazioni, poi ci sono dei cani per le persone che hanno delle crisi, chiamiamole sanitarie, delle situazioni sanitarie che sono rischiose per la vita, ad esempio le persone che sono allergiche a certi cibi o a certi prodotti che sono nei cibi e che spesso sono mascherate nelle preparazioni gastronomiche o nei piatti, chi è allergico ai gamberi
poveri gamberi all'interno di un prodotto e non si vedono, alle arachidi, ci sono tantissime situazioni in cui la sostanza a cui la persona è allergica non è facile da vedere. Il cane che ha un olfatto che è inimmaginabile, inimmaginabile sì. È l'unico termine che si può usare, non possiamo immaginare. Abbiamo potuto assistere durante le varie conferenze a un intervento veramente molto interessante che avevi fatto proprio tu, sì, proprio sull'olfatto del cane e di come loro in realtà vedano attraverso il naso, e quindi ci hai spiegato effettivamente l'immensità, diciamo, di ciò che loro, certo, riescono a sentire. Ne parlerò per 10 minuti, perché prima di incominciare spiegherò molto velocemente il fascino che è legato al cane e al gatto. Il cane ha un fascino intrinseco, ma poi ha questa cosa che è particolare, che lui vede un mondo che noi non possiamo immaginare. Lui sente la nostra storia, cioè cosa abbiamo fatto nelle ore precedenti l'incontro, attraverso l'olfatto e il suo ricordo. Quindi si ricorda le case in cui siamo stati, le persone che abbiamo incontrato, i luoghi che abbiamo frequentato, cosa abbiamo toccato. E questo l'uomo non è in grado di farlo. No. Fortunatamente per certi, per certi risvolti socioculturali. Ma, e poi il fascino del gatto. Il gatto per certi versi è ancora più affascinante del cane, perché ha delle caratteristiche originalissime. La pupilla verticale, la possibilità di cadere in piedi, le vibrisse, questa strana cosa che è fare ron ron, no? Emettere questo suono delle fusa, che peraltro ha la stessa frequenza delle onde che servono per la cura delle malattie infiammatorie. Cioè l'onda che viene usata è della stessa frequenza. E poi ovviamente il suo sguardo diretto, la sua eleganza, la sua capacità di essere indipendente, sono tutte cose che ad esempio noi utilizziamo quando facciamo gli interventi con i bambini. La prima cosa che raccontiamo senza avere gli animali è che cosa si troveranno davanti la volta dopo. Quindi non basta vedere il gatto che passa, guarda com'è il gatto, guarda le sue unghie che sono retrattili, è un animale molto particolare. E quindi tutte queste cose, questo mondo affascinante verrà spiegato molto rapidamente all'inizio, perché io ti parlo di un qualcosa che magari non conosci, quindi ti racconto 2 o 3 cosette che ti fanno accendere qualche lumino. Esatto, ci poi fanno... allora si parlerà di questi animali. Senti, e naturalmente noi abbiamo il titolo, nel titolo c'è la pet therapy, no? Anche come soggetto della conferenza. Che cos'è la pet therapy? Certo, adesso noi non abbiamo tutto il tempo, lo spiegherai ovviamente durante la conferenza, però tanto per chiarire, no? Magari alle volte siamo sempre convinti di sapere tutto, di certo. Fatto non è proprio così, no? Sì. A chi è rivolta? Chi è che... Esatto. Anche quando si sa molto non si sa abbastanza. No, allora non sappiamo mai... In sì, realtà tutto, ma, però effettivamente certo, ci sono degli argomenti che proprio sono distanti. Sì, è un argomento che è molto interessante. La prima cosa da dire è che il termine pet therapy è un termine anglosassone e comprende molte cose. Gli italiani l'hanno divisa tra le terapie con gli animali, le attività, l'educazione, eccetera. E noi siamo sempre un po' più complicati, e giustamente, però abbiamo spiegato una cosa importante nella suddivisione. Che la terapia con gli animali è una cosa singolare e particolare, va inserita in un mondo che è quello della cura della malattia, è una coterapia che è prescritta da medici e da psicoterapeuti, quindi non è una cosa che viene fatta così. Sono in pensione, ho un bel golden e faccio la pet therapy, non è così. Non funziona così. Io lo dico sempre, è un esempio che faccio perché mi è capitato molte volte di avere gente che dice un cane bravo, simpatico, non è così. Sì, perché non tutti gli animali possono essere adatti. C'è una cosa importante, che le patologie a cui si affianca la terapia con gli animali sono patologie molto diverse, e quindi l'educatore, quindi l'accompagnatore, che in termini tecnici si chiama il coadiutore dell'animale, che forma con lui una strana cosa, un animale quasi mitologico, mezzo uomo e mezzo animale. Sì, è bellissima questa immagine, in effetti. Un giano, un minotauro. E questo essere
deve essere l'essere che è in grado di fare la cosa che il medico gli chiede. Quindi questa è la terapia. È una coterapia, io faccio sempre l'esempio della riabilitazione neuromotoria perché è la cosa più semplice. Quando il cane ti porta degli oggetti, ti chiede di lanciarli, poi lui li va a nascondere, tu devi dire dove li ha nascosti, ma non dietro l'armadio. Magari lui li ha nascosti in una scatola che ha una forma, che ha un colore, l'oggetto ha una forma e ha un colore, la scatola in cui è stato messo l'oggetto e sopra un numero che è stato coperto, tu ti devi ricordare tutto e il cane ti guarda come dire, insomma, io allora, sono già pagato poco e almeno muoviti una mossa. E quindi poi lui ritrova l'oggetto e te lo porta, però non te lo porta in mano se tu hai delle difficoltà di movimento, ti avvicina ma non te lo lascia toccare. Il cane che sa fare il suo lavoro, io ne ho visti pochi, perché questo qui è un mondo che non ha migliaia di occasioni, però l'animale ti induce a fare movimento, gioca con te, e tu mentre mal sopporti il fisioterapista e il cane non puoi fare un'accusa di dire mi fai soffrire, non ho voglia, mi fa male, no? Sì, sì, magari giocando fai dei movimenti che mai avresti fatto o per i quali ti saresti anche lagnato un bel po'. Non solo, ma noi abbiamo visto che l'attenzione per il cane, per quello che il cane ti chiede, a volte ti fa fare dei movimenti innati, che tu hai la capacità di fare, ma non li fai. Alzare il piede in un certo modo, andare in avanti, in fenomeni di retropulsione, di situazioni difficili, e quindi questo è l'esempio più facile per la terapia. Poi ovviamente le terapie sono tante. Oggi, anzi ieri che abbiamo parlato della conferenza fatta lunedì con un oncologo, si parlava della riabilitazione, della voglia di uscire, ma che magari è difficile, quindi l'animale ti aiuta, magari l'animale di un'altra persona, non necessariamente il tuo, anzi spesso è ancora meglio che sia di un'altra persona, per cui incontri l'altra persona, esci di casa, e poi questo animale, a seconda del tipo di lesione che ti ha causato il tumore, lì si parlava di tumore mammario, quindi la ripresa di certi movimenti, quello può essere un aiuto, da una parte uscire, dall'altra no. È un mondo infinito, certo, che va costruito sulla persona. Queste sono le terapie. Poi le attività che sono molto più comprensibili sono tante cose legate al piacere di stare con gli animali, giocare, muoversi, anche in situazioni di malattia che però non sono indirizzate specificatamente al miglioramento o alla risoluzione del problema terapeutico, del problema medico. Diciamo che può essere un supporto ma non risolve, cioè nel senso non nasce con quella... Certo, no, stare bene, stare in allegria, stare in compagnia, muoversi eccetera è sempre un aiuto, ma non necessariamente per la patologia in un modo specifico. Esatto, che un po' è il progetto, no? Di quattro passi. Di quattro passi di salute. Quella filosofia lì. Esatto, è nato un po' da questo. A proposito di questo argomento, visto che comunque ridendo e scherzando ci mancano solo più una decina di minuti scarsi, magari ricordiamolo un attimo, perché è all'interno di questo progetto, sì, che comunque avviene la conferenza, che ripeto sarà il 30 di giugno alle 20:30. Alle 20:30 alla Cascina Vallere. La Cascina Vallere vale la pena vederla anche senza la conferenza, perché è un bellissimo posto immerso nel verde, un parco molto curato. Nell'aia della Cascina c'è un anfiteatro, c'è un giardino, un grande prato con gli alberi e una sala conferenze, quindi è un luogo anche ideale per ospitare le persone. Il parcheggio è di fianco alla Cascina, quindi c'è la possibilità di parcheggio, e bisogna venire a vedere. Bisogna venire a vedere, sì, e poi bisogna venire a vedere il parco, bisogna dare un'occhiata a questo spicchio proprio, che è lo specifico, l'anfiteatro appunto, e l'interno, molto bello, e l'interno, esatto, bello, della Cascina, e poi venire ad ascoltare la conferenza, sì, che poi, voglio dire, se volete chiamiamola pure una chiacchierata, perché tu sei, quello che io amo molto del tuo modo di parlare, sei esperto, lo sappiamo, cioè da tantissimi anni,
ma lo fai con quell'entusiasmo, ti piace questa cosa qui, diciamolo. Beh, non lo farei. Non lo farei. Non è sempre così, no? Alle volte delle persone si trovano. I funzionali sono in gran parte finiti, per cui quello che resta, che è abbastanza consistente e magari anche un po' faticoso, ma è molto piacevole. E quindi diciamo avremo modo proprio di ascoltarti nello specifico proprio in ciò che ti appassiona di più, perché questo è l'argomento che in realtà per te mi sembra di là che sei coinvolto in tutti i progetti di quattro passi di salute nel parco, perché certo, avendo fondato il progetto ovviamente sei coinvolto, ma questo aspetto qui diciamo è proprio tuo, cioè la tua passione, e quindi dobbiamo assolutamente, secondo me, approfittare di avere, cioè, questa opportunità. Tornando agli animali, chiaramente, ripeto, noi adesso in questa nostra chiacchierata sfioriamo appena ogni argomento, ma cani, gatti, però diciamo la terapia assistita, la pet therapy, riguarda anche altri animali? Sì, riguarda altri animali, anzi quel mondo lì è nato con la riabilitazione equestre, non è nato con il cane e con il gatto, è nato nell'Ottocento, quando per dei motivi squisitamente utilitaristici l'ufficiale o comunque i soldati che andavano a cavallo, quando avevano delle fratture, dovevano essere rimessi in piedi in fretta, e la riabilitazione equestre in pratica è nata in quel modo lì, cioè si ricominciava ad andare a cavallo subito, l'equilibrio, la necessità, poi l'equilibrio a cavallo ovviamente ha dei movimenti che sono innati, cioè si cerca di stare in equilibrio, e quel mondo è nato così. Poi ovviamente è passato attraverso lo sviluppo tecnico, ma anche l'inquadramento di certe patologie, diciamo che il cane e poi ancora dopo il gatto sono arrivati in pratica soltanto alla metà del secolo scorso, con dei rilievi scientifici fatti da uno psichiatra che ha visto che fare certe attività con gli animali nei confronti dei bambini aveva una sua valenza di tipo tecnico-scientifico, e quindi ha sviluppato questo mondo e ha trascinato gli animali, che comunque noi sappiamo già fin dall'antichità che hanno una loro funzione. Certo. Però in questo momento diciamo che la norma, le linee guida nazionali soprattutto fanno riferimento a cane, gatto, coniglio, asino e cavallo. Questi animali hanno tutti delle caratteristiche diverse, non solo perché il coniglio chiaramente è diverso da un asino, ma le cose che puoi fare con l'asino non le puoi fare col coniglio, certo, o col cane, e viceversa. E questo è anche un aspetto molto interessante. Un'ultima cosa veloce volevo chiederti, tu hai seguito per tanto tempo le attività con gli animali all'interno degli ospedali anche, come progetti eccetera, e stiamo vedendo che forse qualcosa dovrebbe ripartire a livello, sì, cioè insomma le porte, perché questo Covid ovviamente ha creato tutta una serie. Qualche settimana fa l'assessore alla sanità ha revocato il divieto di introduzione degli animali per le terapie, ma anche per altro, sì, all'interno delle strutture sanitarie. Ovviamente non era una cattiveria che l'assessore ha fatto, consigliato anche da noi, devo dire, nei confronti degli animali, ma semplicemente perché il Covid non consentiva a nessuno di entrare negli ospedali. Certo. Per cui anche chi con l'idea di fare del bene dice ma adesso non possiamo andare negli ospedali e ci è vietato, ma non puoi andare tu innanzitutto che porti l'animale. L'animale da solo tanto non ci va, e quindi è ovvio che le attività è certo, sì. Insieme a quello dell'assistenza, sì, eccetera. Ovvio, cioè voglio dire, però ecco, volevo solo ricordare che sì, probabilmente insomma adesso stiamo andando. L'assessorato ha pubblicato una sorta di lo chiamo foglio indicativo, in realtà un altro nome, comunque è una sono delle procedure indicative per riprendere l'attività, e servono a tutelare ovviamente i pazienti, ovviamente gli operatori, sia che essi siano degli operatori sanitari che operatori con gli animali, e gli animali stessi. Non c'è mai stato in Piemonte una linea guida, c'è
è pubblicata nel sito della Regione, insieme a un allegato che è il progetto, dove si scrive chi fa e che cosa, in due pagine molto semplici. La prima volta che lo vedi non lo è, ma in realtà sono due pagine. E poi c'è una cosa che io ritengo molto importante, che è la cronologia degli interventi. Cioè io devo sapere, io sanitario, io direttore della struttura, dove sei andato ieri con quel cane. Perché quello è importantissimo, in quanto io posso avere un reparto ad alto rischio, tu essere stato in uno a basso rischio, quindi il tuo animale può avere dei germi addosso. Quindi un'attenzione particolare proprio... È una cosa molto semplice, in realtà nessuno fa 8 ore al giorno di interventi negli ospedali, certo. Però ricordare che quella è una cosa che devi comunicare e far sapere. Allora, l'argomento è infinito e tra l'altro molto molto affascinante. Voglio salutare Laura Mosca, Gabriella Rotiroti, tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto, Lucia Simonis e tutte le altre persone che ci seguono e che ci seguiranno. Salutandoci, fa piacere Cinzia Campigotto, mi fa piacere ricordare quindi a questo punto l'appuntamento. L'appuntamento è per la sera, quindi alle 8.30 del 30 di giugno alla Cascina delle Vallere in Corso Trieste a Moncalieri. Però per avere anche informazioni. Informazioni più specifiche, sono innanzitutto nel web, su Facebook, sulle varie piattaforme e ovviamente nel sito di Amar Piemonte, quindi www.amarpiemonte.org, dove ci sono informazioni più specifiche. Però direi che quella di Facebook è anche una, non c'è molto, ma siccome basta. Ma no, è sufficiente. Tra l'altro abbiamo il dottor Paolo Guiso hai realizzato l'evento, sì, per cui sì. Tutto ciò che dobbiamo sapere lo possiamo trovare all'interno dell'evento sì. Stesso. Ricordo una cosa, che ovviamente l'evento è libero, gratuito. La sala conferenze ha una capienza che io sono sicuro riuscirà a contenere il pubblico e quindi vi do appuntamento con estremo piacere la sera del 30 di giugno. Benissimo, grazie infinite per essere grazie stato con noi, seguiteci comunque attraverso tutte le comunicazioni, ce ne sono tante, perché tra l'altro le iniziative di 4 passi di salute nel parco sono tante. Parliamo certo. Di passeggiate, vengono con gli animali, senza animali, c'è modo anche di incontrarvi, certo, adesso certo, addirittura certo. Anche non solo all'interno del Parco delle Vallere, sì, vero, ma anche da Decathlon, quindi se avete piacere sì. Anche proprio di avere qualche informazione, fare una chiacchierata con chi questi progetti comunque... Me li può spiegare magari certo, sul posto con un pochino più di tranquillità, sì. Dove vi trova? Allora, innanzitutto nel sito ci sono i luoghi e i tempi. Benissimo. I due luoghi principali sono la Cascina della Vallera, dove c'è un ufficio aperto 2 volte alla settimana, poi noi siamo lì anche in altri orari, ma l'ufficio informazioni per registrazioni, per iscrizioni è il martedì dalle 2:30 alle 4:30 e il sabato mattina dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza. Però sul sito ci sono anche gli orari a Decathlon. L'accordo con Decathlon prevede anche qualche piccolo vantaggio per gli acquisti, si può addirittura fare la prescrizione nel Decathlon di Moncalieri, ma io so che andare sui siti è sempre una cosa non facile, perché non tutte le risposte che cerchiamo ci sono o non sempre le troviamo. Andate, perché le informazioni più importanti sono lì, e anche quelle sul valore sanitario, sul valore della prevenzione legato al progetto, che sarà occasione di un altro incontro. Benissimo, dobbiamo per forza lasciarci, ci incontreremo quindi il 30 di giugno alle 20:30, saremo lì con molto piacere per approfondire questo argomento che, come abbiamo detto, è infinito, e il nostro relatore sarà proprio il dottor Paolo Guiso. Grazie, un cordiale saluto a tutti. Un salutone alla prossima e un salutone anche a tutti i nostri amici di Radio Moncalieri, www.radiomoncalieri.net, che ci ascolteranno in replica. Grazie a tutti. Alla prossima.